Bentornati in studio. Allora, stiamo parlando della mucchi latte con il presidente Lorenzo Marchionni. In collegamento dovremmo avere anche il presidente dell'Unione dei Comuni del Mugello, Federico Ignesti, che saluto. Buonasera. Ciao. Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera Presidente Marchionni. Ciao Sindaco. Allora, abbiamo dato un dato subito prima dello spazio dell'informazione, della materia prima toscana di mucchi latte, il 52,5% viene dalla provincia di Firenze, il 51,8% viene dal Mugello. Allora, Sindaco, diciamo, per voi l'azienda mucchi latte, in Mugello è investito, in Mugello ci sono stalle, ci sono le vie del latte, ne abbiamo parlato poco fa. Naturalmente è importante che Mucchi rimanga sul territorio e continui, diciamo, a lavorare così come ha lavorato in questi anni, immagino. Sicuramente sì, perché il nostro territorio si caratterizza anche per un'orografia particolare, quindi anche le aziende che hanno investito in innovazione, nel lavoro, hanno sviluppato un prodotto di elevata e alta qualità. E il venir meno del tutelare queste prerogative sicuramente sarebbe un diminuire un po' tutto l'aspetto economico-sociale del nostro territorio, visto anche la previsione che ci potrà essere nel prossimo futuro dell'abolizione delle quote latte. Noi riteniamo che le nostre aziende svolgano anche un lavoro sociale all'interno del territorio del Mugello, perché presidiano un territorio e quindi fanno sì che il territorio non sia abbandonato, e quindi se ci sono meno danni ambientali anche da un punto di vista di dissesto idrologico, molto dipende anche perché il territorio è vissuto, c'è lavoro e c'è chi ci ha investito. E soprattutto gli allevatori dal latte, perché questo hanno fatto sì che si sia appunto sviluppato anche un prodotto d'eccellenza che insomma il Presidente può trattare sicuramente meglio di quello che ho detto io. Ecco. La filiera del Mugello, l'ho ripetuto anche lei, è una garanzia di sicurezza alimentare anche per il consumatore e per il territorio. Diciamo, naturalmente da parte vostra c'è anche un'attenzione particolare all'occupazione perché, come dire, Certo. c'è un indotto importante anche a livello proprio di numeri occupazionali. Certo. Senta, una domanda, perché Vi lei ha sono detto. 29 aziende che lavorano nel territorio, nella produzione del latte. 29 aziende che corrispondono quindi a diverse centinaia, insomma, centinaia di lavoratori che poi lavorano Sì, poi all'interno. per l'indotto, perché logicamente poi le bestie, gli animali devono essere foraggiati, quindi c'è chi porta il foraggio, quindi è tutta una catena Certo. agroalimentare intorno che non si limita soltanto a chi lavora nella produzione del latte, poi il resto, macchine agricole, tutto. Senta, quando lei ha detto che insomma, ne parlerà di questa cosa, la vuole approfondire anche nella città metropolitana, passando dalla comunità montana all'Unione dei Comuni, ma poi naturalmente entrando nella città metropolitana, diciamo, questo sarà un primo banco di prova importante per vedere anche territori diciamo, più distanti dal centro cittadino di Firenze quanto poi le loro istanze possono contare, anche se Nardella ha già chiarito insomma, la quota della città metropolitana che era della provincia di Firenze, di mucchi latte, sarà ceduta, però come dire, voi vorrete far sentire la vostra voce all'interno Io del. ora non voglio entrare nel merito sulle normative nazionali, dico soltanto che si deve tener conto di un territorio come quello del Mugello all'interno della città metropolitana, proprio perché il confronto non deve essere fatto con la città di Firenze, in quanto il sindaco Nardella è anche il presidente della città metropolitana, e se deve aumentare il PIL della città metropolitana, un territorio che vive molto di agricoltura come il nostro deve essere tenuto in considerazione, Certo, naturalmente. in Comunque, massima considerazione. in massima considerazione, l'assessore Bettarini in questo potrà giocare un ruolo strategico, diciamo così, a battuta, visto che insomma, lui in Ce Mugello. l'auguriamo, le sue origini anche di, non solo geografiche, ma anche da amministratore recente, insomma. Potrebbero Questo aiutare. ce l'auguriamo che quindi magari porti all'attenzione di più quello, ma senza coinvolgere ora l'assessore Bettarini. Dico già, con il nostro consigliere Mongatti, questo tema è stato sottoposto al presidente della città metropolitana Nardella, perché venga anche qua nel Mugello e quindi si faccia una valutazione più anche, ma di tipo visivo di quello che vuol dire, perché mi sembra che in questi giorni ci sia un attacco generalizzato a chi opera in collina e in montagna. Basta vedere il decreto IMU che è uscito in queste ore su
sul pagamento dei terreni agricoli, non tenendo più conto dell'orografia dei comuni, ma soltanto dove è situata sul livello del mare la sede comunale, mi sembra un'assurdità. E questo sicuramente spinge poi a non voler tanto investire da chi ci lavora, ecco, e quindi anche una situazione come la centrale del latte e tutta l'operazione che è connessa deve tener conto anche delle socialità. Oltretutto la centrale è inutile, quindi non è che ci siano anche difficoltà da quel punto di vista economico, anzi gli ultimi anni della presidenza del presidente Marchionne hanno portato un utile tutti gli anni, e quindi questo ha fatto sì che ha valorato anche gli investimenti che ha fatto la Mucchi Latte stessa, e poi le risposte sono state date a questo territorio. Quindi telegrafico lei, insomma, diciamo, non tutte le partecipate sono per forza da dismettere da parte degli enti comunali, quelle positive, quelle sane, così. Diciamo, come sindaco e presidente dell'Unione Comuni non posso certo dire che vado contro la legge, certo. Però delle valutazioni più accurate bisognerebbe farle. D'accordo Sindaco, grazie per essere stato con noi, grazie per il suo contributo. Prego, buona serata a tutti voi. Allora Marchionne, noi proseguiamo un attimino a parlare brevemente anche del discorso delle quote latte, lo ha accennato anche il Sindaco, che è Presidente dell'Unione dei Comuni, Federico Ignesti. Allora, ad aprile la liberalizzazione delle quote latte, è un discorso che lo abbiamo sentito molto, soprattutto alla ribalta della cronaca un po' di tempo fa, di fatto che cosa succederà? In Italia soprattutto. Succede che i tetti produttivi imposti a ciascuna stalla in virtù delle quote possedute non esisteranno più. Quindi ci sarà una sorta di facoltà di ciascuna stalla di produrre quanto riesce a produrre, poi naturalmente a condizioni che riesca anche a piazzarlo sul mercato. Certo. E questo cosa potrebbe, diciamo, l'Italia è pronta per questo passaggio importante? Ma guardi, dire che l'Italia è pronta, l'Italia è un paese straordinario perché si fa trovare pronto nel momento in cui scatta l'emergenza. Fino a quel momento lì sembra quasi delle volte che ci si facciano passare in secondo piano. Qui semmai occorre chiedersi quale sia stata la ragionevolezza di far acquistare magari da alcune stalle che si sono anche indebitate delle quote latte neppure poi moltissimi anni fa, per poi dopo oggi prendere e dire che non valgono più nulla. È vero che è stato dato un periodo di tempo sufficientemente lungo per ammortizzare, però è evidente che da regione a regione la situazione cambia molto. Esempio toscano, io credo che in Toscana siano molto poche le aziende che sfruttano appieno oggi le quote latte. Nessuna arriva al 100%, ma credo neanche così vicino al 100%. Andiamo a prendere magari in Lombardia e guardiamo tutto quel che è successo sulla gestione delle quote latte. Quindi il problema è dire, a livello toscano non cambia nulla secondo me rispetto a ciò che noi già sappiamo, cioè produrre in Toscana è più difficile, è più costoso, anche per le ragioni alle quali accennava ora il Sindaco Ignesti. Qui il territorio del Mugello non è equiparabile alla pianura morfologicamente. Questa è la ragione per cui un'azienda come la Mucchi poi alla fine riconosce anche qualcosa in più al produttore di qui. Allora è evidente che Mucchi svolge questo ruolo di garanzia fin tanto che la mission dell'azienda è quella di riportare e ridistribuire la ricchezza sul territorio. Qualora il proprietario dell'azienda diventasse qualcuno il quale poi bada anche al proprio conto economico e quindi all'assegno che si mette in tasca in fine anno, e domani accadesse che il differenziale nel costo del latte toscano rispetto al latte lombardo è molto superiore rispetto a quello attuale, diventa anche difficile rispondere a un consiglio di amministrazione e a degli azionisti privati dicendo no, ma io volevo continuare a... E queste sono domande sul tavolo e domande che in qualche modo coinvolgono da vicino il ragionamento che stiamo facendo sulla privatizzazione dell'azienda. Certo, un'ultima domanda, le quote latte potranno abbattere i costi del cartone di latte sullo scaffale, Mucchi Latte, che lo sappiamo per politica, lo ripeteva anche lei adesso, anche proprio per riconoscere qualcosa in più alle aziende agricole che forniscono il latte al Mucchi Latte, ha dei prezzi leggermente più alti degli altri, potrebbe essere un colpo per l'azienda?
Ma guardi, se fosse questa la ragione, l'unica ragione che spinge l'atto, il gesto d'acquisto del consumatore, io credo che l'azienda avrebbe già subito sufficienti colpi, perché è vero che ancora non c'è stata la liberalizzazione delle quote latte, ma è altrettanto vero che chiunque di noi poi va sullo scaffale, E vede già che ci trovo dei sono anche prodotti. prodotti a costi, a prezzi molto, ma molto più invitanti. È evidente che oltre al messaggio che stiamo dando ora, cioè che cosa rappresenta l'azienda, la ricchezza che ridistribuisce. Io mi auguro che di questo il consumatore sia consapevole. Cioè io voglio pensare che quando acquista Mucchi, acquista sapendo che ciò che lui acquista torna in qualche modo indietro, sul territorio. Ma al di là di questo ragionamento, il costo, del latte Mucchi è anche un costo che in qualche modo deve andare a remunerare non soltanto i produttori, ma la qualità del prodotto, Quindi quali i l'eccellenza del controlli che prodotto. vengono Gli fatti? oltre 500.000 controlli che l'azienda fa tutti gli anni su tutte le partite di latte che acquista. C'è in qualche modo un'eccellenza della quale si deve andare orgogliosi. E Comunque il io, mercato vi dà il ragione, perché mercato poi. ci dà ragione e tra l'altro posso anche dire, per esempio, che in questo contesto di mercato che è drammatico per i consumi, ma Mucchi tiene meglio degli altri. Quindi, laddove si vede altri soggetti, anche come dire, titolati, che perdono a doppia cifra, noi invece chiudiamo con volumi minori rispetto all'anno precedente, ma comunque con Attutendo il performance colpo. dignitose. D'altra parte, Mucchi Latte, insomma, lo ricordiamo, ma è molto ben visibile, almeno in Toscana, nella provincia di Firenze, dà sostegno anche a diverse realtà, ne citiamo alcune, la CF Fiorentino, l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Firenze, diverse società di sportive della città di Firenze, la Biblioteca delle Oblate, Corri la Vita, che è un'importante manifestazione, il Dinamo Camp Onlus, la Fondazione Maier, l'Università degli Studi di Firenze e varie altre. Quindi, cioè, come si dice, a volte l'indotto non è soltanto poi quello economico, no? E anche il ritorno sul territorio non è soltanto in termini economici, ma anche in termini, come dire, sociali, che riguardano la società. Cioè un'azienda che comunque produce anche diciamo un target sociale, cioè vuole dare anche un'idea, ben precisa, cioè che è presente sul territorio anche con azioni concrete di questo tipo. Lo sforzo da questo punto di vista è stato quello di allargare il confine, cioè mentre Mucchi è cresciuta con la città di Firenze, lo stabilimento, no? Se volete, anche nel trasferimento dello stabilimento da via circondaria all'attuale sede di via dell'Olmatello, c'è anche un po' la misura della crescita della città stessa. Cioè un quartiere che prima era periferico, nel 1954 era periferico e che ora è nel centro della città, talmente tanto nel centro da essere interessato dalla nuova stazione Certo. alta velocità. Lo sforzo che abbiamo fatto, ancora negli ultimi anni è stato quello di far crescere l'azienda nel resto della regione toscana. E quindi le iniziative che abbiamo fatto su Firenze si sono affiancate a iniziative che abbiamo fatto e che stiamo facendo su Pistoia, su Livorno, su Siena, su Arezzo, su Grosseto, perché la dimensione dell'azienda deve essere una dimensione volutamente regionale. Allora, siamo praticamente in chiusura, ma voglio un parere da parte sua anche su quello che è, diciamo, la politica nazionale più ampia, soprattutto per quanto riguarda i consumi. Ci avviciniamo al Natale, ma i dati non sono confortanti, per così dire. Secondo lei il prossimo 2015, visto che non ci siamo lontani, che cosa ci dirà, insomma, in termini di consumi? È un augurio, credo si possa formulare una sorta di augurio di fine anno, che prescinde poi dall'azienda. L'azienda, se volete, è un osservatorio privilegiato da questo punto di vista, perché ovviamente monitoriamo costantemente non soltanto le nostre vendite, ma in generale il consumo di latte. E quando parlo di consumo di latte mi riferisco a livello regionale e nazionale, al nostro e a quello dei concorrenti. I dati purtroppo ancora oggi non sono dati positivi, sono dati che dimostrano una condizione di difficoltà. È evidente che le risorse a disposizione sono quelle che sono. È anche vero che in qualche modo voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, cioè, e così come Mucchi rappresenta un'azienda d'eccellenza, io credo che il nostro paese sia
altrettanto pieno di aziende di tutte le dimensioni, piccole o grandi, in cui dell'eccellenza si è fatto la bandiera. Voglio ricordare in questi giorni, nemmeno a farla apposta, le due aziende compiono il 60° anno insieme, il compleanno del nuovo Pignone, che è un'altra azienda, peraltro ora distante poche centinaia di metri da Mucchi, che in qualche modo rappresenta i valori d'eccellenza nel mondo. Loro ormai, come dire, storicamente sono presenti in tutto il mondo e vendono alta tecnologia in tutto il mondo. Mucchi, nel suo piccolo, sta cercando in qualche modo di uscire dalla propria dimensione regionale, andando anche lei a vendere il latte in Cina, mercato nel quale si Ecco, sta. questo è un fatto importante. All'Italian Pavilion a Shanghai, insomma, avete presentato i vostri prodotti, siete una delle poche aziende, tra Sì. l'altro, insomma, ad essere state ospitate, diciamola così, e anche a poter fare accordi commerciali, perché poi anche quello era uno dei motivi della missione in Ma Cina, io, diciamola come così. dire, ho appreso delle cose anche divertenti, no? E cioè, per esempio, i cinesi sono molto più protezionisti nei confronti della loro economia rispetto a quanti scrupoli si fanno ad invadere le altre. Quindi abbiamo scoperto, per esempio, che per poter vendere in Cina serve una quantità di certificazioni, carte, con certificatori cinesi, peraltro, che vengono, visitano l'azienda, controllano che gli standard che loro impongono, che sono molto severi, siano rispettati e quindi l'accreditano dando il via libera all'esportazione. La cosa buffa è che loro hanno in qualche modo apprezzato moltissimo, da un lato, la tecnologia che noi mettiamo nella produzione, che grazie allo stabilimento nuovo è una delle più moderne d'Europa e consente di dare al latte che noi vendiamo in Cina una vita molto lunga, che come dire, per loro è Necessaria anche per essenziale, l'invio, esatto, certo. anche per questioni logistiche. Dall'altro hanno apprezzato per esempio la partecipazione pubblica nell'azienda, in particolar modo come dire, il fatto che il latte venga prodotto a Firenze, per loro è un motivo Di orgoglio di in più, sì. Di orgoglio e di vanto anche nell'importare. valore. Va bene, abbiamo concluso il nostro spazio, grazie al presidente della Mucchi Latte Lorenzo Marchionni, naturalmente gli auguri per il futuro, per quello che sarà anche la gestione futura dell'azienda. Per Malacoda è tutto, grazie per essere stati con noi e buonasera.